È un grave errore, perché manca il destinatario, o meglio il protagonista ancora di più. Allora, cos'è questa sciocchezza che noi non vogliamo tener conto degli epistemi? Uno che fa tutta la vita il professore sa che la grande scienza è cresciuta affinando gli epistemi di ciascuna disciplina in modo straordinario. Saremmo nelle caverne noi se non avessimo questa straordinaria epistemi, questi straordinari codici epistemologici. Ma significa questo il modo di tradurli attraverso l'apprendimento? No? E significa tenerle uno separato dall'altro, paralleli, senza reciproca contaminazione? E significa non sapere che persino l'aumento della scienza passa attraverso fasce intermedie che non sono né dell'uno né dell'altro di quei codici epistemologici? Chi sa di scienza e di cultura queste sciocchezze? Non le dice. Eppure le dicono per frenare questo tipo di... la nostra cultura è tutta, da tutte le parti, questo tipo di nuova concezione. Il confronto fra discipline permanente è qualcosa che ci chiedono i nostri bambini, i ragazzi, che per capire una cosa e per risolvere un problema lo vogliono vedere affrontato da diversi punti di vista. E non si può pensare che Machiavelli era un grande perché è stato il padre della scienza politica, e poi un altro pezzo di Machiavelli era un grande perché ha scritto la Mandragola o anche il Principe, e lo insegna un altro, e poi un altro che parla di storia. Questa segmentazione deve finire. Questa separazione è la negazione del modello di scuola che non ci consente di capire. Ecco perché voi avete fatto esperienze, io non le cito perché sarebbe troppo lungo, però vorrei che si discutessero queste all'interno di una concezione di questo sistema. E questo avviene tutta la vita. Noi vogliamo favorire uno studio che integri gli approcci e consenta così di cogliere l'integralità del reale, le sue sfaccettature, non l'unilateralità. Le esperienze di equipe e le esperienze, naturalmente, di lavoro cooperativo. E pensando non soltanto all'età scolare. Ci sono 9 milioni di persone in Italia che hanno imparato a leggere e a scrivere e non capiscono quello che leggono e vivono in questa economia. Il problema è altrettanto grave quanto la dispersione scolastica, perché è una forma di dispersione intellettuale. Per questa ragione mi tiro le orecchie, quindi devo chiudere. Allora, 2.0 è il cimento di questa discussione. Dobbiamo superare l'enciclopedismo, dobbiamo superare l'insaccato in cui mettiamo a forza cose una dopo l'altra che non vengono comprese. Le esperienze sono queste. E c'è una novità nella tecnologia, questa è una battuta la voglio fare. Quando è venuta al mondo l'opera di Gutenberg, si sono aperte a milioni di persone gli accessi ai libri. Oggi a miliardi di persone si possono accedere l'accesso ai libri attraverso Internet. La scuola non può ignorare questo, può acculturare colui che naviga, colui che si rivolge a Google o, speriamo, all'Europeana, coloro che possono accedere a questo patrimonio enorme, e non disprezzarne la bassa qualità. Il rapporto con la tecnologia è fondamentale, e il rapporto fondamentale è anche le reti fra le scuole, ho terminato, le reti fra le scuole. Da sole le singole scuole non ce la fanno. Le vostre esperienze devono essere messe in comune. Ma non soltanto reti fra scuole. Noi dobbiamo chiamare i comuni, le province, le università, i centri di ricerca, i musei, le imprese e le associazioni a entrare nelle reti e a far parte di questa offerta formativa molto arricchita. Perché non serve a niente chiudersi. E dobbiamo affrontare alcuni di questi aspetti. Dobbiamo affrontare il problema dei manuali, perché oggi la scuola la fanno i manuali, i supporti didattici fatti in questo modo, e chi sta cambiando, molti di voi l'hanno fatto, intaccano questo. Non vuol dire quella stagione che buttava via i manuali e ha creato dei problemi durante il 68, no, bisogna, il supporto didattico è indispensabile, ma deve avere la caratteristica della forma, del processo, della scoperta, dell'acquisizione. Allora, Education 2.0 vuole essere questo. Noi vi invitiamo ora a discutere e domani a moltiplicarci attraverso la palestra del confronto, tutto tendendo a creare un sistema. Io conservo
il mio tradizionale e testardo ottimismo. E vi ringrazio.